Bentrovati a Restart, oggi parliamo di un libro in uscita, tema il cinema. Il titolo del volume ve lo faccio subito vedere, I film che non hai visto di Luca Balduzzi, edito da Giraldi Editore. Luca Balduzzi, bentrovato. Grazie, grazie dell'invito. Giornalista imolese del settimanale Nuovo Diario Messaggero, Luca Balduzzi ha seguito anche un master di critica cinematografica e questo libro ha un sottotitolo, Storie di occasioni perse o mancate. Si capisce che è un critico buono perché avrebbe potuto scrivere anche perse o mancate o anche guadagnate, nel senso qualcuno magari gli ha giovato a non fare certi film. Ma ecco, tu hai detto che non perdi occasione almeno una volta all'anno di inserire nei tuoi pezzi, che sono di argomento tutt'altro che cinematografico, comunque qualcosa legato alla settima arte. Se c'è se c'è la possibilità, sì, perché davvero è una grandissima passione e comunque ci sono le occasioni anche, guardando a livello territoriale, per parlare di cinema. Imola ha molti registi, oppure passano anche magari attori che vengono a promuovere i loro film. Quindi sì, le occasioni ci sono e cerco di sfruttarle quanto più possibile perché è l'argomento di cui mi piace parlare di più in assoluto. E da questo libro si capisce che, insomma, sei molto preparato, l'hai scritto in forma di saggio, sembra quasi una tesi universitaria a giudicare dalle note, che ci sono in ogni pagina per, ovviamente, la correttezza della citazione e dei virgolettati. Quindi, hai cominciato questo racconto, diciamo, dal dopoguerra con Ben-Hur. Sì, ho voluto dare, cioè, introdurlo presentando alcuni casi particolari che hanno in comune l'aver vinto tutti 11 Oscar. Sono Ben-Hur, Titanic e Il Signore degli Anelli. Giusto per dare un primo sguardo a che cosa il libro avrebbe raccontato, ovvero film che sono diventati famosi perché o diretti o interpretati da determinati registi o attori, ma che non erano le prime scelte. Quindi magari hanno vinto Oscar, hanno scritto la storia del cinema, ma davanti alla telecamera avrebbe potuto esserci qualcun altro e quindi la storia del cinema che conosciamo avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa. Ma hai citato Ben-Hur, tutti ricordiamo Charlton Heston come Sì, lo vediamo anche protagonista. nella foto, esatto, Charlton Eccolo Heston. lì. Mentre pensa se ci fosse stato, non so, Paul Newman, Burt Lancaster oppure Marlon Brando, o Kirk Douglas che per ripicca, per non essere stato scelto per il ruolo da protagonista in Ben-Hur, va poi a fare Spartacus con Stanley Kubrick. Quindi alla fine poi magari un'occasione appunto persa o mancata, persa perché tu dici di no o mancata perché non nascono le condizioni per partecipare a un film, magari diventa la possibilità di fare qualcos'altro, a volte anche nello stesso campo, nello stesso argomento per ripicca, tra virgolette. Ecco, da qui poi parte un gioco per stare nell'argomento cinematografico di sliding doors, no? Esatto. Quindi di porte che si aprono e si chiudono, ma soprattutto di occasioni che avrebbero potuto far diventare il film altro. Non sempre, magari per esempio Burt Lancaster sarebbe stato un ottimo Ben-Hur, Sì, secondo non è me. detto che sarebbe stato per forza meglio. Ci sono casi in cui non esprimo alcun giudizio perché ovviamente non puoi parlare di un film che non è mai stato realizzato, però te lo puoi immaginare e in altri casi forse sì, sarebbe stato se non altro più particolare, uso anche l'aggettivo più strano. Faccio un esempio, tante volte ricorre il nome di Michael Jackson, il cantante. Ve lo immaginate al cinema interpretare, per esempio, un personaggio della trilogia di Guerre Stellari, la seconda trilogia, quella che va alle origini, in particolare Jar Jar Binks? A me fa già ridere il personaggio, che infatti di quella trilogia forse è l'aspetto più negativo. Immaginarlo, immaginare dietro alla sua faccia Michael Jackson sarebbe stato ancora forse più strano. È probabile. E abbiamo letto nel libro di una lunghissima serie, quindi di attori che avrebbero potuto interpretare ruoli che poi non hanno interpretato. Questo fa parte del ruolo del regista, del produttore, insomma, Sì. mettere tanta carne al fuoco, poi alla fine, se
Poi ognuno spinge, il produttore magari spinge il proprio preferito, il regista spinge il proprio, l'agente dell'attore lo spinge a fare il provino perché è un'occasione. Tutti questi interessi particolari devono poi riuscire a incastrarsi per dare vita a quello che noi vediamo in sala. Lo ricordiamo chi ci segue da casa, non soltanto nel mondo del calcio, gli agenti la fanno da padrone, no. Ma prima ancora lo fanno nel cinema. Ma ecco, voglio dire, non solo gli attori hanno avuto rifiuti, dinieghi, oppure hanno scelto di fare altro piuttosto che quel ruolo, ma c'è un gioco anche di valutazione di una rosa anche nei registi. Sì, sì, la stessa cosa succede davanti e dietro alla macchina da presa. Vi immaginereste Guerre Stellari diretto da David Lynch, per esempio? Sinceramente ormai abbiamo in mente l'universo di George Lucas. Anche pensare a una possibile alternativa a posteriori è fantasioso, certo, però non riesci davvero a pensare ma come l'avrebbe fatto. Poteva anche non fare Dune, per esempio, perché c'era Ridley Scott che era il primo pensato per dirigerlo, però adesso tutti associamo il nome di David Lynch a Dune, al primo Dune, quindi davvero sarebbe cambiato tutto. E certo, sarebbe curioso, magari in un universo parallelo questi registi e questi attori hanno effettivamente fatto i film che avrebbero voluto fare, come avrebbero voluto farli, e qualcuno li ha guardati. Abbiamo visto un'immagine prima passata al nostro regista Alessandro Brusa di un giovanissimo Leo DiCaprio in Titanic. E lì, per costruire, diciamo, il cast limitatamente anche solo agli attori principali, c'è stata una lunga selezione. Anche lì, tra l'altro, da alcune di interviste e articoli che ho recuperato per poi riportare le dichiarazioni che si leggono, si scopre, per esempio, è la stessa Kate Winslet a dirlo, che lei aveva fatto il provino con Matthew McConaughey. Poi c'è anche chi dice, in particolare Christian Bale, il Batman, il Batman più recente, tranne quello di The Batman, però dell'ultima trilogia di Nolan, dice che probabilmente tanti attori hanno beneficiato nella loro carriera dei rifiuti che DiCaprio ha fatto, lui stesso per primo. Quindi dice, magari se avesse detto no DiCaprio l'avrei potuto magari fare anch'io, questo come tanti altri film. Però in tanti mi hanno proprio confessato candidamente che sono andati a chiederlo per la prima volta a DiCaprio, poi lui ha detto di no e quindi sono passati ad altri e tanti film li ho fatti io. Grazie al suo no. Mi fa ridere un po' nel libro, mi fa sorridere il fatto che Tinto Brass si vanti di aver avuto, diciamo, la primogenitura della proposta di dirigere Arancia Meccanica. Sì, nessuno l'ha mai smentito nel frattempo. Devo dire che in tutti, pur riprendendo l'argomento diverse volte nel corso degli anni, nessuno l'ha mai smentito. E, tra l'altro, a un certo punto, anche questa è una storia che è conosciuta al di là dell'opportunità di Brass di dirigerlo, si parlava anche della possibilità che a interpretarlo fossero Mick Jagger nel ruolo principale e i Rolling Stones nel ruolo degli altri drughi. Ci poteva stare. Lui ha detto in una delle interviste che ho recuperato, Brass diceva, magari avrei potuto anche scegliere Mick Jagger e non Malcolm McDowell. Poi però già tempo prima che si cominciasse a parlare del fatto che i Rolling Stones potevano essere i protagonisti, lo stesso manager aveva detto non sono riuscito ad acquistare i diritti, per cui non c'è stata la possibilità. Secondo te perché Malcolm McDowell è rimasto prigioniero di quel ruolo, di quell'interpretazione, rispetto ad esempio ad altri che hanno per esempio recitato in delle serie lunghissime però hanno saputo fare anche altro? Beh, un personaggio del genere credo che ti caratterizzi in maniera, diciamo, fortissima. Tutti ti associano a quello. A volte il rischio di un attore che fa un ruolo che magari tutti ricordiamo, per cui viene riconosciuto, eccetera, è che nessuno pensi a lui per un altro ruolo alternativo, una parte differente, oppure la gente, gli spettatori, lo vogliano rivedere interpretare ruoli simili a vita. E infatti, se ci pensiamo, dopo quel ruolo, la carriera di Malcolm McDowell, sì, è andata avanti, però non ha fatto film che hanno minimamente raggiunto il successo di Arancia Meccanica. Vero, vero. Chi invece non ha mai rischiato di perdere il ruolo è l'interprete
cast principale di Mission Impossible, Tom Cruise, anche perché lui è produttore. Esatto, quando, quando il progetto è arrivato a interessarlo, lui si è mosso come produttore, perché tentativi c'erano stati anche in precedenza, però nel momento in cui lui ha deciso di cominciare a produrre quella serie di film che continua ad andare avanti, e ovviamente lì non ha avuto dubbi, l'interprete posso essere tranquillamente io, e anzi credo si sia anche divertito dal momento che non utilizza gli stunt nelle scene anche più pericolose, quindi forse l'ha fatto anche per dare un po' più di adrenalina al proprio lavoro. E un film che ha rilanciato una grande, grandissima carriera che si era un po' affievolita è Pulp Fiction, che ha rilanciato John Travolta. Sì. No? E lì è stato il regista Quentin Tarantino a insistere perché lui desse un po' una svolta alla propria carriera dopo film non particolarmente eclatanti, pensa anche solo alla serie Senti chi parla, eccetera. E tra l'altro si dice, lo hanno confessato i partecipanti alla festa di conclusione del Festival di Cannes, dove Pulp Fiction ha vinto la Palma d'Oro, avrebbe dovuto vincere come miglior attore proprio John Travolta. Poi gli equilibri legati che ci sono purtroppo anche ai festival del cinema di non premiare troppo da una parte e accontentare magari tutti hanno fatto sì che il premio andasse a finire in Cina e invece Pulp Fiction vincesse un premio come, diciamo così, film collettivo, che ci sta, se ci, in effetti è un film in cui non c'è solo John Travolta che lo caratterizza, è proprio un film di insieme. E poi, questa è una cosa curiosa, anche questa non è stata smentita ufficialmente, ma forse in parte, Courtney Love, la moglie di Kurt Cobain, in due interviste ha sostenuto che nel film avrebbero potuto esserci anche loro fra i protagonisti. Tra l'altro i due personaggi della scena con cui si apre il film, nel bar, Tim Roth e Rosanna Arquette, potevano esserci invece loro due. Tarantino non ha detto no, però ha detto sì, in realtà sapevo che tutti i gruppi punk apprezzavano Le Iene e quindi so che erano attenti alla mia filmografia. Allora, nei film che non hai visto, torniamo al titolo di questo libro di Luca Balduzzi, si parla anche di James Bond, che è un argomento di attualità perché certo. Si sta per scegliere il nuovo interprete del famoso agente britannico. Ecco, tra questi che vedi nella foto, qual è il tuo preferito? Beh, è indubitabile che Connery ha caratterizzato molto il personaggio. È facile perché è stato il primo ad interpretarlo. Tanti hanno pensato, sarò mai all'altezza, e si sono posti il dubbio se accettare o no quando la proposta è stata fatta a loro. Certo è un personaggio che penso sia evoluto molto nel corso degli anni in cui la saga è proceduto. Quindi sarei anche curioso di vedere come ritornerà in scena dopo che nell'ultimo film, non voglio spoilerare, ha fatto la fine che ha fatto. Quindi sono curioso di sapere come lo faranno rientrare in gioco. Adesso sembra che in pole position ci sia Aaron Taylor Johnson. Sì, no? Esatto. Io auspico che torni un agente 007 ironico, cioè con il tipico humor inglese. È vero, a me è un suo molto, segno mi distintivo. Mi piaceva molto anche Roger Moore, che era molto meno muscolare, ma a livello di humor era forse il migliore di tutti. Comunque anche qui tu fai notare che insomma c'è stata una bella gara. Sono state belle lotte, ci sono stati anche dei momenti, adesso potrei farti un parallelismo, concedimelo, con Matrix. C'è stato un momento in cui James Bond avrebbe potuto diventare donna, Sharon Stone. C'è stato un momento in cui Neo, il protagonista di Matrix, poteva diventare donna, Sandra Bullock, ma anche Will Smith, quindi invertire il fatto che fosse Neo un personaggio di colore e Morpheus un personaggio bianco. Devo dire che ho trovato delle combinazioni veramente curiose. Poi ovviamente per il caso di James Bond i nomi sono tantissimi perché è un personaggio talmente iconico che penso qualunque attore britannico lo vorrebbe interpretare. E non solo, perché appunto ci sono finiti anche dei nomi americani, però Broccoli ha sempre detto che forse il film era meglio fosse mantenuto in ambito britannico, come anche Harry Potter. Anche gli attori sono sempre comunque rigorosamente britannici. Sì, i nomi prevalenti che sono girati, sì. E, in conclusione vorrei
un tuo pensiero su questo revisionismo in chiave politically correct di certi film, per citare l'ultimo James Bond. Sì, no, ma anche solo pensavo, rimuoviamo il presidente americano mamma, ho perso l'aereo. Allora, secondo me, Trump. Trump, esatto, mi veniva un altro nome, ma non Trump, secondo me non porta da nessuna parte. Quando tu togli qualcosa da un film. Prima di tutto stiamo parlando di opere d'arte, non stiamo parlando Sicuramente. di scaffali di un Però, supermercato. se togli qualcosa da un film, secondo me tutti si ricordano più quello che hai tolto che quello che rimane. E parleranno più del perché hai tolto quella cosa che del film che rimane, del nome che hai cambiato, del personaggio che hai modificato. Quindi, se il tuo scopo è far smettere di parlare di una cosa negativa, secondo me ottieni l'effetto opposto. Nessuno mai risarcirà le vittime di Spacey perché non ha fatto il film tutti i soldi del mondo, perché l'hanno rigirato con un altro attore. Che ricaduta pratica hai anche appunto nei confronti magari di vittime di abusi oppure di persone che giudicano negativamente quello che tu hai fatto o che sono coinvolti in crimini che puoi aver commesso? Nessuno. O togliere le scene in cui James Bond beve alcolici, ad esempio. Anche. Cioè, Perché sono. davvero, penso che sempre ricordiamo quello che viene tolto più che quello che rimane e discutiamo di quello. Quindi non fai altro che ampliare un dibattito che forse vorresti mantenere più zittito. No, Siamo in sinceramente no. conclusione. I film che non hai visto, storie di occasioni perse o mancate di Luca Balduzzi, Giraldi Editore, quando sarà in uscita? 23 aprile e poi ci vediamo in giro alle presentazioni che man mano stanno prendendo forma. Il 23 aprile in libreria, Luca Balduzzi. Grazie, Grazie. grazie davvero. E noi ci vediamo alla prossima puntata.